L'identificazione LAL può essere considerato un lasciapassare per alcuni settori, in particolare quello cosmetico e soprattutto agroalimentare? Assolutamente sì, nel senso che già in molti paesi la certificazione halal per alcuni prodotti è una condizione necessaria, è un requisito doganale e in ogni caso chiaramente su mercati in cui vi sia una rilevante presenza di popolazione di religione islamica costituisce in ogni caso e per ogni prodotto un valore aggiunto con cui il Made in Italy può sposare una sensibilità anche per la dimensione religiosa dei propri clienti e dei propri interlocutori commerciali in questi paesi. Quali sono i dettami che devono seguire le aziende, in poche parole? Ci sono dei requisiti che sono relativi agli ingredienti del prodotto, ci sono dei requisiti che sono relativi alla gestione degli ingredienti e del prodotto lungo il processo produttivo, quindi dall'assenza appunto di sostanze non conformi, semplificando molto, il suino piuttosto che la presenza alcolica in materie prime, ingredienti, additivi e quant'altro, e la gestione di una non contaminazione lungo tutto il processo produttivo.